si possa pronosticare di sì, perché adesso si è creato il caso. Però, hai ragione, sì. Però anche la Polverini ce la dovrebbe fare, secondo me, no? Ma la Bonino vince su Omacento. Non mi sono applicato. Oggi ho visto la Bonino a 1 mattina, devo dire che è stata molto brava. Però dipende poi, l'elettorato decide in base ad altro. Poi non è partita. La Polverini mi incuriosisce. Dire, io voterò a Roma. Al momento, ecco, con la mia dichiarazione di voto, non so per chi voterò. Vabbè, non ce l'ha detta, però rispettiamo la sua. No, giuro, la sua, nel caso specifico, noi ci proviamo. Sono indeciso. Lei una notizia, fa qualcosa di nuovo che ci può dare? Beh, sta lavorando a un progetto nuovo, così ci dà un'anteprima? Assolutamente sì, dall'8 parte l'8 alle 8 la sera. Ma la cosa bella che è corona una cosa della mia vita, la dico per la prima volta a lei questa storia qua, perché è che il 19 di giugno a San Siro presento da autore e regista e produttore il mio musical dei Promessi Sposi davanti a 20.000 persone. Però questa cosa dei Promessi Sposi è bella per me, perché a 12 anni ho fatto il riassunto dei Promessi Sposi per mia decisione, non perché me lo chiedessero gli insegnanti. E in questo bellissimo quaderno degli anni 60 c'è scritto così: I Promessi Sposi, riassunto di Mike Guardì. Questa cosa spiega i due aspetti della mia vita. Mi firmavo Mike perché pensavo alla televisione e al mio modello di televisione. I Promessi Sposi perché era la cosa che io volevo portare in qualche maniera in teatro, non sapevo ancora come. La televisione in qualche maniera, diciamo che no, l'ho toccata. Per quanto riguarda i Promessi Sposi sono già avanti, stamattina abbiamo dato l'acconto per la costruzione della scenografia, che è bellissima, e quindi sono proprio contento. Nella lite tra l'Annunziata e Berlusconi, famosa lite, chi aveva ragione? Dal punto di vista tecnico televisivo, l'Annunziata che non faceva parlare e aggrediva Berlusconi, o Berlusconi che chi aveva ragione, chi torto? Spostiamo la cosa tra conduttore e ospite. Se il conduttore interrompe continuamente l'ospite, l'ospite ha ragione di arrabbiarsi. In generale. Io la penso come lei. In generale, poi nel caso specifico. Te l'ho detto a Lucia. No, nel caso specifico. Dice, ma lui mi doveva. Ma se tu non lo facevi parlare. Ma nel caso specifico non so di cosa parlassero. Ma a mia volta, vedi come sono io un cerchio bottista. Ma l'Annunziata le piace? L'Annunziata mi è simpatica. Ma come vedere il suo programma in mezz'ora? Le piace quello della Bologna? Sì, mi piace. Mi piace, lo guardo e mi interessa proprio. Io vedo che ci vanno anche Tremonti, insomma, sì, ma pezzi grossi. Sabelli Fioretti nell'intervista famosa fatta a me, ha detto che non provava gusto a fare perché io sono uno che dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ma io sono così nella vita. Oggi di cose ne ha detto. Sì, ma io sono così nella vita, cerco di non avere discorsi preconcetti. Parto da delle cose che penso sia in una certa maniera, poi magari mi accorgo nel corso del discorso che ho tolto. Le faccio un'ultima domanda, tornando al tema dell'omosessualità. Un bacio mi rifiuto. No, lo so che lei è rigidamente etero, no, non era questo. Si parla sempre delle donne che si danno, ma esiste anche mercimonio maschile, non solo in televisione? Sospetto di sì, ma come no? Sospetto di sì. Però non se ne parla. Ma non se ne parla perché noi siamo una società maschilista, stupidamente maschilista. Se lei guarda le mie redazioni, il numero prevalente di autore è di donne. Tante donne. Perché le donne, devo dirvi, da fiducia dire sono più intelligenti degli uomini è sbagliato. Una banalità. Ma sono brave quanto più degli uomini, glielo posso testimoniare io, perché spesso campo del loro lavoro. È vero, confermo che è pieno di donne, dà molta fiducia e molto potere. Lei ha le sue donne. Assolutamente, ovviamente c'è un lavoro di team che lei controlla, eccetera. Però io ho visto che hanno potere sulle sue attività, le sue trasmissioni. Ultimissima cosa, mai dire mai, se Silvio Bersani o Casini le chiedono di fare il ministro, mai dire mai. No, ma non ci penso proprio. Mai? No, ma è una cosa diversa, è come se mi chiedessero di fare il calciatore. Non lo so fare, cioè non fa parte delle mie cose. Devo dire che forse applicandomi qualcosetta farei, ma sicuramente meno bene di quanto non fanno quelli che fanno i politici per mestiere, dei quali io ho grandissimo rispetto. È vero. Il politico, più si applica a fare il politico, più bravo è. Senta, Pier Silvio, da 1 a 10 come gestore? Beh, ha preso l'impero non da poco e devo dire... Però si circonda di yes men, dicono i suoi detrattori. Questo non lo so dire. Satà non è andato perché non ha avuto autonomia che ha richiesto. Faccio un esempio, me l'ha detto lui. Non posso parlare di cose che non conosco. Devo dire
che un figlio che eredita un impero di quel genere, secondo me, nei primi due anni deve stare tramortito per stare quello che sto facendo. Il risultato è stato positivo. È positivo, l'azienda ha retto bene, devo dire anche voi della Rai vi siete difesi bene, insomma c'è stata una sana competizione. Gioco delle parti, permettendo però di nascere a Sky, la 7 di fare le sue cose, quindi questo famoso... L'ultima cosa, cade Berlusconi prima della legislatura, secondo me? Non credo. Neanch'io. Ma non credo. Però dicevano il patto per farlo cadere Fini, Casini, Letta. Non credo, non ci sono le condizioni. Poi io mi auguro... Quando è caduto il governo? Come dovrebbe cadere? Poi come? Come? Quando è caduto Prodi, io mi sono dispiaciuto. Perché è il governo di un paese che cade. Indipendentemente se non l'abbia votato. In questo caso, specifico poi, c'è una maggioranza larghissima, non vedo. Se ci sono delle trappole contro il volere di chi ha votato, sono delle trappole che vanno combattute, perché il popolo ha voluto questo, e questo deve avere per tutta la legislatura, poi dopo giudicherà se ha fatto bene o se ha fatto male, ma dopo la legislatura va completata. Io sono felice di questo fatto che i governi oggi possano durare per tutta la legislatura, e questo lo si deve a Berlusconi. Io parlo da cittadino, non da estimatore politico. Una volta i governi cadevano un anno e mezzo, un anno e due mesi, i nostri governanti andavano all'estero e avevano una credibilità che non è la credibilità che hanno i nostri governanti di ora, ma perché si sapeva che si andava a parlare con il Presidente degli Stati Uniti e che dopo un mese e mezzo quel signore poteva non essere più il Presidente del Consiglio, e qui invece vanno i Presidenti del Consiglio che debbono durare, e quindi hanno maggiore considerazione. Se Masi si finirà il suo ciclo, quando andrà via, se deciderà di andare via, sì, e la chiama il governante di turno e dice: Michele, qua vaci tu, direttore generale. Rispondo come risponderei per un ministero, non è il mio lavoro. Anche in quel caso? Assolutamente, okay. A me piace fare... Anche perché lei prima ha detto, ho colto la sfumatura, autore. È rimasto autore. Assolutamente, ma a me piace scrivere. Stanotte, mentre ero in dormiveglia, mi è venuto in mente una cosa da inserire nei Promessi Sposi. Mi sono alzato, mi sono messo al computer e ho aggiunto un pezzo che ha a che fare con la giustizia, penso un po', che doveva dire a Zeca Garbugli: ma vuoi mettere la gioia di scrivere quattro versi a fronte della gioia di dire a un ministro: sì signor ministro, cos'è? Deve essere ospite al telegiornale, vediamo. Non c'è ragione di fare quell'altro lavoro lì quando sa fare questo. Poi capisco anche che un direttore generale si trovi spesso messo in difficoltà. E se lei passa di moda dicono non ci serve più. Mi chiudo in campagna, mi occupo della mia campagna, io ho una bella campagna in Sicilia dove... Perché arriverà, arriva per tutti. Non arriverà, perché non la farò arrivare. No, non la faccio arrivare. Bellissimo! Ma non la faccio arrivare, perché mi faccio la televisione per conto mio, mi metto a fare spettacolo in teatro. Vero. Mi faccio... Crea. Ho messo in piedi questo meccanismo della produzione dei Promessi Sposi, che è un meccanismo infernale. Cioè si crea altri spazi, altre cose, sì. Cioè non sta lì fermo. Vede, lei, anni ha, lei? Io ne ho 66, vado per i 67. Questo che lei vede è il mio ufficio, che è sì di fronte alla RAI, ma è mio. Dentro la RAI ho una stanza che non ha chiave. Tutte le cose che ho là dentro possono restare tranquillamente lì. Se io esco, non c'è nulla che mi possa far dire: oh, mi hanno strappato il cuore. Lì c'è un pezzo della mia storia e della mia vita, ma quel pezzo della mia storia e della mia vita esce con me. Se mi fanno uscire da qui dentro è un problema, ma questa è casa mia, non mi faranno uscire. Grazie dottor Guardi e buon lavoro. Grazie. Grazie.